Così Ferruccio, benvenuti nel suo servizio. Alle 20 e 35 minuti noi vogliamo raccontarvi di un progetto molto interessante, una campagna lanciata ieri da un gruppo di fisici e di ingegneri che ha deciso di mettere da parte gli studi sull'universo infinitamente piccolo e infinitamente grande per dedicarsi a chi ci è più vicino, a chi in questo momento ha più difficoltà. Dalla regia mi hanno appena segnalato che abbiamo in collegamento uno dei fisici e degli ingegneri che appunto è impegnato in questo progetto, uno dei promotori. Si tratta di Cristiano Galbiati, professore ordinario di fisica al GSSI dell'Aquila e all'Università di Princeton, e a lui chiediamo di raccontarci che cosa questo gruppo da lui coordinato ha deciso di mettersi a fare per dare una mano a chi ne ha più bisogno. Galbiati, buonasera. Buonasera a voi, mi sentite bene? Benissimo. Sì, abbiamo deciso di mettere a disposizione la nostra esperienza nel trattamento di gas speciali. Un'esperienza che deriva da anni di presenza presso il Laboratorio Nazionale del Gran Sasso e che quindi ci hanno permesso di sviluppare un concetto che adesso non è ancora comprovato, ma è alla prova, un concetto di un ventilatore a rapida costruzione, che se di successo potrà essere replicato su grande scala, in grandissime quantità, e alleviare i problemi che si vedono nella sanità del nord. Io premetto una cosa, io sono rientrato a Milano, dove ho la famiglia, per stare con loro durante questo periodo di lockdown. È veramente difficile, come lo è in tutta Italia, ma qui si percepisce anche con i parenti, con gli amici, un clima estremamente pesante, e dobbiamo far fronte a questo clima cercando di portare il meglio possibile fuori dalla ricerca, anche per cercare di rendere i trattamenti clinici di fronte a queste polmoniti il più performanti possibile. Ecco Galbiati, appunto, lei diceva ventilatori automatici, di cui anche oggi il governatore Regione Abruzzo ha detto c'è estrema necessità, quasi non se ne trovano più in giro e sono fondamentali per le cure ai pazienti, ai contagiati da Covid-19. Come si può dare sostegno a questo vostro progetto, a questo vostro studio, a questa vostra ricerca che potrebbe davvero segnare una svolta in questo senso? Sì, dunque, innanzitutto le spiego perché questi oggetti sono veramente carenti. Oggi c'era un bellissimo pezzo sul New York Times, in prima pagina. Spiegava che questi moderni ventilatori meccanici sono fatti da 1400 pezzi, tipicamente, che vengono da 15 paesi diversi. Quindi già in tempi normali la produzione è limitata. Figuriamoci in tempi molto difficili come questi, dove le catene di supply internazionali vengono interrotte. Questo è il motivo. La nostra idea è stata quella di cercare di disegnare un oggetto che funzioni con pochissimi componenti e componenti industriali che sono disponibili in grandissime quantità. Una cosa voglio sottolineare è che anche se io sono qui a Milano, un pezzo cruciale in questo sforzo, che non è ancora di successo, ma se funzionerà o meno lo sapremo tra qualche giorno, ma un ruolo veramente cruciale, ce l'ha l'Abruzzo. E ce l'ha l'Abruzzo grazie a una cosa, grazie alla presenza in Abruzzo dei laboratori nazionali del Gran Sasso. A volte tanto vituperati, ma in queste occasioni si vede qual è il ruolo del laboratorio all'interno della società abruzzese, perché proprio grazie alla presenza dei ricercatori del Gran Sasso, e in particolare del dottor Razzetto, che il Gran Sasso sta svolgendo un ruolo cruciale nello spingere oltre ogni limite per avere questo tentativo verificato il prima possibile. Professore, voi fisici, ricercatori, state lavorando anche su questa emergenza per capire attraverso appunto dati, analisi e stime di come si sta evolvendo il contagio, anche per capire in maniera più scientifica che cosa ci aspetta ancora, quanti altri giorni, quanti mesi, quante settimane dovremo ancora combattere contro questo nemico invisibile? Sì, lo stanno facendo tanti scienziati, però su questo non mi esprimo, perché non è il lavoro dei fisici, questo è il lavoro degli epidemiologi, e ce ne sono di bravissimi in Italia, è il gruppo che fa capo all'Istituto Superiore di Sanità, è il gruppo che fa riferimento all'Organizzazione Mondiale della Sanità,
Ci sono tanti professori in tante università italiane che fanno questo di mestiere, sanno quello di cui parlano, per cui lasciamo parlare loro su questa materia. Galbiati, un'ultima cosa, lei diceva fra qualche giorno si potrà capire se la vostra ricerca, se i vostri studi avranno il risultato sperato? Tra qualche giorno, perché abbiamo fatto partire il progetto in tempi rapidissimi. I primi test sono stati fatti venerdì scorso in un laboratorio vicino a Bergamo. Ho avuto l'autorizzazione a muovermi. Il progetto è stato lanciato sabato, la gente ha lavorato il weekend, tutti i giorni, anche di notte. Domenica abbiamo fatto partire le produzioni grazie ad alcuni imprenditori, dei veri benefattori della regione di Milano. Il team del Gran Sasso sta lavorando notte e giorno per mettere a punto la parte più cruciale, che è il software di questo oggetto, perché la costruzione meccanica e elettromeccanica è estremamente semplice. Tutta la complessità è trasferita a una centralina intelligente, la centralina di controllo, che è proprio guidata dai laboratori nazionali del Gran Sasso. Quindi è lì che si fanno le cose che determineranno il successo o l'insuccesso di questa iniziativa. Noi avevamo pronto tutto l'oggetto, che è molto semplice, già venerdì oppure sabato mattina, e quindi entro sabato, se non venerdì, faremo partire la fase di test, che è la fase importante, e verificheremo per l'appunto se questo oggetto ha la possibilità di funzionare bene e di essere commercializzato oppure no. Io spero di sì, perché se riuscissimo a farlo funzionare bene, se riuscissimo a farlo provare, è un oggetto talmente semplice che può essere replicato molto facilmente su grandissima scala. E l'Abruzzo ne avrà ben d'onde, perché è un oggetto che sta nascendo fortemente anche in Abruzzo. Professore, senta, l'ultima velocissima domanda: se i test andranno bene, appunto, si potrà passare alla produzione, questo significa che l'Italia e l'intero paese non avrà più bisogno di importare ventilatori dall'estero? Oggi abbiamo aperto questa trasmissione parlando appunto della regione Abruzzo, che sta aspettando un carico dalla Russia, mi sembra, anche di ventilatori per la nostra sanità. Sì, teniamo presente che questi oggetti sono oggetti che non sono, diciamo, così complessi e sofisticati come quelli che gli ospedali vorrebbero avere, perché gli ospedali vorrebbero avere idealmente degli oggetti molto più sofisticati e molto più delicati. La situazione però, purtroppo, qui in Lombardia, dove c'è una delle aziende sanitarie più forti d'Italia, è tale per cui queste macchine non bastano. C'è bisogno di macchine più semplici, che si producano con più grande scala, perché altrimenti la gente non viene trattata. Ma non viene trattata non per cattiveria, ma semplicemente perché non si può farlo. E quindi dobbiamo cercare di aumentare la produzione anche di macchine più semplici, che si debbono mettere a disposizione in questo periodo di emergenza, nella maniera più assoluta. Che il nostro funzioni, oppure che funzionino meglio altri tentativi, lo sapremo nel giro di pochi giorni, se non di poche settimane. Ma è uno sforzo che va fatto, e va fatto in modo enorme. Grazie mille, grazie a Cristiano Galbiati. Grazie a voi. Proveremo a risentirla per capire appunto come andranno i prossimi giorni. Cristiano Galbiati è professore associato di fisica al GSSI dell'Aquila e all'Università di Princeton, ed è impegnato nel progetto che ci ha descritto, appunto quello di realizzare ventilatori automatici che possano essere più semplici da costruire e da prodursi su scala nazionale. Un caro saluto a tutto l'Abruzzo. Lasciate che concluda dicendo una cosa: se qualcuno ha detto in questi giorni che il virus viaggia alla velocità del jet sugli aerei portato dai passeggeri, la ricerca internazionale viaggia alla velocità della luce sulle fibre di internet, per cui alla fine vinceremo noi. Questo è un piccolo sforzo, ci saranno sforzi ancora più grossi per il vaccino, ma alla fine vinceremo noi, grazie alla ricerca, che è una ricerca che viene fatta in modo internazionale e senza frontiere. Un caro saluto a tutto l'Abruzzo. Grazie. Buonasera. Buonasera, con professore. Di speranza. auguri di cuore per grazie. Questo lavoro che state facendo. Speriamo che abbia tutto il successo che vi aspettate e che ci aspettiamo naturalmente tutti. E sarebbe anche un orgoglio per la nostra regione, perché, come diceva il professore Galbiati, l'Abruzzo con i laboratori nazionali del Gran Sasso sta contribuendo, Angela, appunto, alla realizzazione di questa piccola impresa che potrebbe però aiutare tanti malati. Centro di eccellenza naturalmente per il nostro paese. Vanto per questo territorio.